Ciao a tutti amici, oggi vi voglio raccontare una storia. Infatti è da circa 2 anni che sto cercando di pianificare di lanciare il mio business nell'ambito della consulenza software. Per fare tutto questo, naturalmente, sto lavorando il doppio, proprio perché a fianco del mio lavoro di dipendente, sempre da architetto software appunto, devo gestire un po' la creazione del sito, cominciare a pensare quali prodotti andare a inserire sul mercato, in quale nicchia andare sempre a inserirmi, e quindi potete facilmente pensare che c'è una mole di lavoro davvero, davvero assurda da produrre. E infatti mi sono trovato a lavorare sostanzialmente 7 giorni la settimana e comunque dopo le 7 di sera finito il lavoro convenzionale. E quindi sono arrivato alla conclusione che per quanto si possa lavorare, in realtà le ore sono sempre 24 per tutte e non si può lavorare più di un certo limite, altrimenti poi comunque prima o poi si scoppia. E qualche mese fa, un po' per caso, mi è capitato di leggere un libro che comunque è molto famoso, sicuramente molte altre persone ne hanno parlato, che però mi ha colpito molto e ha cambiato un po' il mio modo di pensare. E questo libro è 4 ore alla settimana di Tim Ferriss. È un libro interessante che dice sostanzialmente di andare a impattare sull'efficienza e sulla scalabilità del nostro business, che è sempre poco efficiente pensare a un business che dipenda sostanzialmente dall'effort, cioè dal lavoro che ci mettiamo noi. Un business fatto bene è un business in realtà che è pianificato da noi ma non ha bisogno di noi per essere eseguito. E il capitolo che più mi ha impressionato fra tutti quelli del libro è appunto il titolo è un po' provocatorio, ma dice andare a delegare la propria vita. Questo significa che tutti i task, soprattutto che non hanno bisogno del nostro valore aggiunto o che possono essere delegati a qualcun altro, devono essere delegati a qualcun altro. È solo così che si può andare a ottimizzare il proprio tempo. Adesso, logicamente, nel libro lui dice che arriva a lavorare 4 ore alla settimana. In realtà io non dico che è necessario arrivare a quella soglia, ma sicuramente riuscire a pianificare le proprie attività e scegliere quali andare a delegare a qualcun altro sicuramente migliora sia la qualità della vita che la qualità del lavoro che andiamo a proporre, sia comunque l'efficienza del business in generale. E quindi però mi rendo conto che non tutti hanno il budget per andare ad assumere un dipendente, neanch'io per adesso ce l'ho, proprio perché è ancora in fase embrionale il mio progetto, quindi devo cercare comunque di contenere le spese. E la mia idea era, almeno inizialmente, di fare il più possibile da me. Però invece Tim Ferriss mi ha proposto un'altra idea, cioè assumere sostanzialmente un assistente virtuale, cioè una persona che comunque magari vive in un altro paese e si acquistano sostanzialmente un tot di ore e questa persona qua ci presta assistenza semplicemente per i compiti che gli andiamo a delegare. Questo significa che se abbiamo bisogno di un sito web, magari potremmo contattare un freelancer pieno di piattaforme, ad esempio potrebbero esserci Fiverr, Upwork e ce ne sono molte altre. Io nello specifico mi sono rivolto a questa azienda che si chiama Task Assistant, di cui successivamente farò una recensione. Adesso mi stanno prestando assistenza sia per la ristrutturazione del sito web, ma inizialmente sono stati assunti per svolgere delle ricerche di mercato. Quindi ad esempio se ho in mente di sviluppare un prodotto, posso chiedere a un assistente di fare delle ricerche per me, ad esempio sui competitors di quel prodotto, su che fornitore posso andare a contattare. Ad esempio adesso mi sto occupando di una ricerca su delle scatole di telemetria da montare sui veicoli, e è stato proprio il mio assistente che mi ha trovato un fornitore adatto e mi sta fissando un primo colloquio con il manager delle vendite. E questo qui è solo un piccolo esempio. Poi nei video successivi voglio farvi proprio una recensione di questo servizio Task Assistant e diciamo dei suoi pro e dei suoi contro, ovviamente. I vantaggi di
avere uno o più assistenti sono davvero molteplici e mi rendo conto che hanno cambiato molto la mia vita anche a livello professionale da lavoro dipendente, proprio perché in certi casi magari gestisco più persone di quante non lo faccia il mio manager, diciamo, nel lavoro dipendente. Quindi contemporaneamente ci abituo al mindset di andare a delegare il più possibile i compiti, però al tempo stesso migliora anche le nostre skills di comunicazione, proprio perché noi dobbiamo pensare in realtà a ciò di cui abbiamo bisogno, all'obiettivo finale e poi come portare a compimento questo obiettivo attraverso il lavoro e il tempo di qualcun altro. Quindi dobbiamo abituarci logicamente a fare dei complimenti se l'ha svolto come ci aspettavamo, a fare dei complimenti se l'ha svolto meglio di come l'avremmo svolto noi, oppure se questa persona qui non raggiunge il compito che gli abbiamo comunicato, dobbiamo porci anche il dubbio, ma l'abbiamo comunicato bene, come possiamo fare delle critiche costruttive. E questo qui è proprio un atteggiamento sia manageriale ma anche imprenditoriale. E sicuramente andare ad allenarlo e svilupparlo può solo migliorare sia la nostra vita personale sia quella comunque relativa alla nostra vita professionale. Va bene, per questo video è tutto, sicuramente ci saranno molti altri approfondimenti in questo campo, proprio perché sono quelli in cui sono molto più coinvolto, specialmente in questo periodo. E ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti, ciao!